Facciamo due esempi di applicazioni del teorema che abbiamo appena dimostrato. Allora, prendiamo la funzione y uguale e alla x. Allora dico che questa funzione continua è invertibile su tutto R e la funzione immersa è y uguale logaritmo di x. Oh, uno potrebbe obiettare, ma tu hai appena dimostrato la invertibilità di questa funzione sugli intervalli chiusi. Vabbè, però R, allora per esempio prendiamo l'intervallo meno mm, allora questo intervallo qua y diventa da questa parte, allora questo pezzo qui di funzione tra e alla meno m e alla m è definito e continuo ed è l'immersa di quella lì. Cioè la funzione, allora se io prendo qui l'intervallo meno mm, io so che questa funzione è continua, so che è monotona, è continua, strettamente crescente, è continua su tutto r. Questo l'abbiamo visto prima. Allora, se mi fisso su un intervallo meno mm, per esempio, allora posso dire che se cancello il resto del grafico, questa funzione è invertibile. Invertibile dove? È sul suo, sulla sua immagine, cioè tra e alla meno m ed e alla m. Tra e alla meno m ed e alla m, qua è e alla m, qua è e alla meno m. Allora, in questo caso la funzione logaritmo sappiamo che è continua ed è l'inversa di quella di prima tra e alla meno m ed e alla m. Tuttavia, questo discorso lo posso ripetere per ogni m e fare l'unione su tutti gli m. Quando vado a fare l'unione su tutti gli m, qua ottengo tutto r. E qua cosa ottengo? Non ottengo tutto r perché il codominio della funzione, cioè l'immagine della funzione esponenziale non era tutto r, però ottengo, se io faccio l'unione per m, per esempio, appartenente a n, dell'intervallo che va da e alla meno m ad e alla m, cosa otterrò? Otterrò la similetta aperta 0 più 0. Perché e alla meno m, quando m tende a infinito, si avvicina a 0, ma non lo raggiunge mai. E questo qua, quando m tende a più infinito, si avvicina a infinito, diverge a più infinito. Quindi, cosa posso dire? Ragionando per ogni m e poi mettendo tutte le informazioni insieme, io ottengo che la funzione f va da x ad e alla x ed è la funzione esponenziale, si scrive x di x oppure e alla x. Chiaro? La funzione f a meno 1 cosa fa? Prende y e calcola il logaritmo di y, logaritmo naturale in base a y. Ovviamente se la funzione f a meno 1 la vogliamo calcolare in x, allora qua ci devo mettere x e qua ci devo mettere logaritmo di y. Ripeto, la variabile di una funzione è muta, cioè io posso usare, per indicare una funzione esponenziale, logaritmo, eccetera, posso indicare la variabile indipendente con la lettera che mi pare, x, y, t, s. Però, se vogliamo farne il grafico, allora per farne il grafico indichiamo sempre qui la variabile con la x, e da quest'altra parte ci mettiamo y uguale f. F in questo caso a meno 1 di x, cioè l'inversa della funzione esponenziale. L'inversa della funzione esponenziale è la funzione del logaritmo. Ovviamente, qui x stava in r, qui invece y, che poi diventa x, sta
sta tra 0 e più infinito. Chiaro? Quindi non c'è nulla di difficile da capire. È chiaro che il teorema precedente noi lo volevamo dimostrare solo tra intervalli chiusi, perché le ipotesi dovevano giocare un ruolo. Però si capisce bene che applicando quel teorema in maniera molto semplice, l'inversa di questa è questa è continua pure lei. Quindi il logaritmo è una funzione continua, dove? Sul suo dominio, tra 0 e più infinito. Una situazione simile, parzialmente simile, la possiamo avere per esempio se io vado a disegnare il grafico della funzione tangente tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, x uguale tangente di x compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Adesso noi vogliamo fare l'inversa di questa funzione, stavolta avremo qua la tangente, però la x la prendiamo soltanto in, non è la tangente tutta, il grafico è la funzione tangente ristretta all'intervallo meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, la funzione inversa sarà la funzione arco tangente di x, oppure e y apparterà a tutto r. Anche qui x apparterà a tutto r, se poi lo vogliamo chiamare x, e la funzione inversa siamo l'arco tangente di x. Perché? Intanto facciamo nel grafico della funzione inversa. Questa è la funzione inversa. Ok. Non è la funzione in partenza, non è definita su un intervallo chiuso. Sempre ragionare su un intervallo chiuso, per esempio può ragionare su un intervallo che sia meno pi greco mezzi più epsilon, pi greco mezzi meno epsilon, fissa un epsilon positivo, può ragionare su questo intervallo qui. Questo intervallo qui come viene trasformato? Viene trasformato in l'intervallo tangente di meno pi greco mezzi più epsilon meno pi greco mezzi più epsilon, e da quest'altra parte tangente di pi greco mezzi meno epsilon, e da quest'altra parte via. Greco mezzi meno epsilon. Vabbè, il grafico è naturalmente approssimativo, però quindi vedete, allora noi sappiamo che su questo intervallo chiuso qui la funzione f, diciamo, tangente è continua, la funzione inversa, che è la funzione arco tangente, è continua su questo intervallo qui, ma questo vale per ogni epsilon. Allora quando faccio l'unione sugli epsilon qua non faccio altro che avvicinarmi all'intervallo meno pi greco mezzi pi greco mezzi, quindi ottengo alla fine, quando faccio il dominio, tutto il dominio della tangente ristretta dove la volevo voluta restringere. Dall'altra parte però, quando epsilon tende a 0 da destra, vedete che tangente di pi greco mezzi
da sinistra tende a più infinito, così quest'altro qui, che è uguale all'opposto di quello lì, tenderà a meno infinito. Quindi quando faccio l'unione qua ottengo tutto R. Quindi ragionando intervallo per intervallo e facendo l'unione, cosa scopriamo? Che se prendo la funzione tangente ristretta all'intervallo meno pi greco mezzo e pi greco mezzo è una funzione continua, l'immagine di quell'intervallo è tutto R, e la funzione immersa, che è la funzione arcotangente, è una funzione continua tutto R. Ok? Quindi questo tipo di applicazioni sono praticamente banali, vanno da sé. Certamente se uno fa una domanda uno più o meno deve saper dire qualcosa, ma grosso modo, sostanzialmente, cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se ho una funzione continua che diciamo su un certo dominio, la funzione diciamo per essere invertibile la funzione deve essere monotona, e quando vado a prendere la funzione immersa che scambia dominio e codominio è monotona dello stesso tipo, continua pure lei, e ovviamente invertibile pure lei. Ok? Questo è quello che abbiamo fatto. Quindi unendo tutti questi teoremi, fino a che allora se io adesso vado a scrivere una funzione arco tangente del logaritmo di 1 più x quadro fratto, che voglio dire, coseno iperbolico di x quadro meno 1, cosa posso dire di questa funzione? Che è continua. Allora, dominio di questa funzione tutto è. Allora, per fare x quadro meno 1 non c'ho problemi. Per fare coseno iperbolico, scusate, ho detto bene ma non ho scritto male. Se è coseno si può annullare. Coseno iperbolico di x quadro meno 1 non si può annullare, è maggiore o uguale di 1. Quindi il denominatore non si può annullare. 1 più x quadro è un polinomio. Positivo, maggiore o uguale di 1. Logaritmo si può sempre fare. Poi qualunque venga il valore del logaritmo, l'arco tangente di questo valore si può sempre fare. Questa funzione qua, poi il rapporto tra due funzioni continue è ancora una funzione continua. Grazie al fatto che sono tutte funzioni continue, grazie al fatto che il numeratore è arco tangente composto con logaritmo composto con polinomio x quadro più 1. Il denominatore è coseno iperbolico composto con polinomio x quadro meno 1, sono tutte funzioni continue. Il rapporto tra funzioni continue si può fare dappertutto. Questa funzione sappiamo dire subito che è continua su tutto R. Lasciamo stare se poi dobbiamo fare il grafico di questa funzione, un altro paio di note. Dobbiamo fare i grafici. Però possiamo subito dire che è continua. Chiaro? Ed è definito su tutto R. Va bene. Ok. Adesso il discorso è: vogliamo capire meglio questo, perché innanzitutto facciamo l'esempio di qualche funzione che non sia continua, no? Un esempio, l'esempio più semplice, se vi ricordate, la funzione segno. La funzione segno sui negativi vale meno 1, in 0 vale 0, sui positivi vale 1. Ma questa funzione qua non è continua, è monotona, non decrescente, però il punto 0, il limite da sinistra fa meno 1, il limite da destra fa 1, il valore della funzione è il punto 0. Il tipo di discontinuità di questa funzione, se vi ricordate, lo chiamiamo assalto. Cioè abbiamo limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x uguale L1 diverso
dal limite di x che tende x con 0 da destra di f di x è uguale a f di 2, e poi abbiamo che esiste f di x con 0. Esiste f di x con 0 perché se no non c'è la discontinuità. Vi ricordate, x con 0 è sul punto del dominio. Però quando i limiti sinistra e destra sono diversi, si dice che la discontinuità è assa. Facciamo un altro esempio di funzione discontinua, però con un altro tipo di discontinuità. Andiamo a fare la funzione f di x che vale 0 se x uguale a 0 e seno di x su x se x è diverso da 0. Ora, se andate a fare il grafico di questa funzione, viene fuori una cosa di questo genere qua. Zeri sono equispaziati, sono π greco, 2π greco, 3π greco, 4π greco. La funzione è pari, quindi da questa parte deve avere lo stesso tipo di grafico. Il grafico deve essere simmetrico rispetto all'asse della y, però vedete cosa succede, che io ci avevo messo 0 perché sapevo che il seno si annullava in punti del tipo kπ greco, allora dico divido per x e anche si annullerà anche in 0, invece no, invece che succede? La funzione che ho messo io si annulla in 0, ma quando mi vado ad avvicinare a x che tende a 0, il limite di seno di x su x, se vi ricordate l'abbiamo già dimostrato, fa 1. Quindi la funzione si avvicina a 1, mentre invece il valore della funzione l'ho messo a 0. Allora, questo tipo di situazione si dice che, vabbè, abbiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è diverso da f, diciamo esiste questo limite, è uguale a L, chiamiamolo, che però è diverso da F di x con 0. Allora, questa qua si chiama discontinuità eliminabile. Eliminabile sottolinea il fatto che, vabbè, quale è 0? Cioè, tu modifica questo valore qua, lo metti a 1, la funzione diventa così. Come dire, ti sei sbagliato, correggi la nata e poi la diventa così. Se la vuoi continua, puoi eliminare la discontinuità cambiando il valore solo nel punto di discontinuità. Chiaro? Questo è il tipo di discontinuità, è un tipo di discontinuità che si può, appunto, togliere modificando però il valore della funzione con discontinuità. Abbiamo poi un terzo tipo di discontinuità. Allora, andiamo a prendere per esempio la funzione f di x uguale a 0 nel punto 0 e seno di 1 su x per x diverso da 0. Andiamo a fare il grafico di questa ulteriore funzione, lo facciamo qua. Allora, il grafico di questa funzione non lo farò granché bene, perché è difficile farlo bene. Il grafico di questa funzione fa così. Qua siamo da meno 1 e 1.
oscilla infinite volte prima di arrivare a zero. Se lo facciamo dall'altra parte, il grafico, ovviamente questa funzione è dispari, perché se io ci metto meno x al posto di x, il valore della funzione cambia segno. Le funzioni dispari hanno un grafico simmetrico rispetto all'origine, non simmetrico rispetto all'asse y, e quindi qua mi verrà qualcosa da fare. Questo qua ribaltato rispetto all'origine, cioè girato di 180 gradi, preferibilmente. I punti di meno sono tutti quanti dove la funzione vale meno 1, i punti di massimo sono dove la funzione vale. Allora qua che cosa succede? Succede che se io vado a fare il limite per x che tende a 0 di seno di 1 su x, cosa possiamo dire di questo limite secondo voi? Quanto fa? Questo limite non esiste. Come si fa a dimostrare che non esiste? Allora io prendo per esempio x con n uguale a 1 su pi greco n, allora seno di 1 su x con n fa seno di pi greco n che fa 0 per ogni n. Cioè che cosa ho trovato? Ho trovato una successione di punti che si avvicinano a 0 su cui la funzione in questione vale sempre 0. Poi vado a prendere un'altra successione di punti, la scrivo qua, faccio per esempio x con n uguale 1 su 2 pi greco n più pi greco mezzi, la chiamo x primo n. Se vado a fare chiamiamola t con n, se vado a fare seno di 1 su t con n, cosa mi viene? Mi viene seno di pi greco mezzi più 2 pi greco n, e mi fa sempre 1, che se nel periodo di 2 pi greco, a pi greco mezzi vale 1. Praticamente sarebbero questi punti dove la funzione vale 1, ok? Almeno stiamo andando da destra. Però che cosa ho trovato? Cioè ho trovato due successioni, questa che tende a 0 da destra e questa pure che tende a 0 da destra, sulle quali la mia funzione su questi punti va a 0, su questi punti va a 1, su altri punti potremmo dire che va a meno 1, su altri punti va a un mezzo. E allora che cosa significa? Che il limite non ci può essere, perché se vi ricordate il teorema Ponte, affinché esistesse il limite in un punto ci voleva che ogni volta che mi avvicinavo a quel punto con una successione f di x con n doveva convergere a l, ma qua f di x con n converge, x con n va a 0, f di x con n converge a 0, t con n va a 0, f di t con n va a 1, e quindi non è possibile che esista il limite. Quindi questo limite qua non esiste. Poi ovviamente in 0 ci devo mettere un valore, però stavolta non cambia, perché ci mettete 0, ci mettete 1, ci mettete 7, ci mettete 50, ci mettete 2000, la funzione sarà sempre discontinua. Perché? Perché il limite in 0 non ci sta proprio. Ok? Allora, qua potete cambiare valore e rendere la funzione continua. Qua lo stesso non potete fare niente, però se io metto il valore uguale a meno 1 e mi dimentico del pezzo di destra, da sinistra diventa continuo, solo a sinistra. Oppure se metto il valore uguale a 1 lo posso almeno pareggiare con il limite destro, quindi posso renderla continua da sinistra o da destra cambiando questo valore. Qua invece non posso fare niente. Allora, questi tre tipi di discontinuità hanno nomi diversi. Questa si chiama discontinuità eliminabile. Se la vuoi continua, prendi questo valore e metti uguale a 1. Questa si chiama discontinuità a salto, ci sta un salto, il limite da sinistra è diverso dal limite da destra. Se vuoi
puoi aggiustare uno dei due, ma sicuramente non tutti e due. Questa si chiama f in 0 ha una discontinuità essenziale. Essenziale perché ci posso fare niente. Qualunque sia il valore che io voglio dare in 0, la funzione rimarrà sempre discontinua. Quindi i casi sono 3. Discontinuità è eliminabile. Esiste il limite, f di scon 0 è diverso dal limite. Discontinuità a salto. Il limite sinistro e il limite destro sono diversi. F di scon 0 fa quello che gli pare, ma non può essere uguale a tutti e due. Discontinuità essenziale. Il limite non ci sta però. F di scon 0 fa quello che gli pare, ma non ci posso fare niente. Che limite non c'è. È chiaro? Quindi, quando vi chiedo, prima di tutto, se questa non la definisco in 0, questa è continua, dove? La funzione è composta di due funzioni continue, è continua nel suo dominio, cioè in R-0. Cioè, se togliamo da mezzo il punto 0, gli altri punti, la funzione è continua. Però, appena la definisco in 0, la funzione non è più. In 0 ha una discontinuità essenziale. Però ci devo prima definire la funzione. Chiaro? Bene. Mo. Quando uno vi chiede se una funzione è continua o discontinua, prima di tutto verificate che la funzione sia definita nel punto. Poi nel momento in cui è definita nel punto, se è discontinua, uno vuole sapere se la discontinuità è eliminata, assalto o essenziale. Non è che vuole sapere altro. Ovviamente essendo i tre casi, molti testi, soprattutto le superiori, prima specie, seconda specie, terza specie. In genere questa è la prima specie, quella è la seconda specie, questa è la terza specie. Però se poi trovi un libro che mischia le carte in tavola, e invece se ci dai il loro nome, oltretutto dice qual è la prima, potresti, il libro potrebbe aver scritto bene, però quando ti vado a chiedere qual è la prima specie ti confondi tu, me ne dici tu male. Quindi, chiaro? Preferisco, dove è possibile, eliminare i riferimenti non necessari, è così facile. Quello è eliminato, questo è assalto e questo è essenziale. Altro non c'è stato. Chiaro? Ok. Anche qui non esiste il limite, perché il limite destro è diverso dal limite sinistro, però esiste il limite sinistro e destro. Quindi attenzione. E uno dice, ma anche qua non esiste il limite. Sì, però ci sta il limite sinistro e il limite destro. Ok. Adesso vogliamo cercare di andare oltre. Vediamo quanti minuti abbiamo. Vediamo ai 10 minuti. Fino alla pausa, poi abbiamo un altro. Adesso noi sappiamo che tutte quelle funzioni di cui abbiamo, elementari di cui abbiamo ripassato i grafici nelle settimane scorse, sappiamo bene che sono tutte continue. Però non basta. In realtà quelle funzioni tipicamente sono qualcosa più che continue. Perché? Prendete questa funzione qua, f di x uguale valore assoluto di x. Questa è una funzione in cui il grafico si fa facilissimamente.
Allora non l'abbiamo particolarmente ripassato. È continua questa funzione? Certo che è continua. L'unico punto dove ci potrebbero essere dubbi, qua la funzione è uguale a x, su tutti i positivi è continua. Qua la funzione è uguale a meno x, che è una funzione continua, ovviamente su tutti i negativi. L'unico punto dove ci potrebbero essere dei dubbi è il punto 0. Il punto 0 noi sappiamo che il valore assoluto fa 0. Ma se faccio il limite da sinistra, limite per x che tende a 0 a sinistra di meno x fa 0, il limite per x che tende a 0 da destra di x fa 0. Quindi io so, quindi il limite per x che tende a 0 del valore assoluto di x è uguale a 0, è uguale al valore assoluto di 0, quindi la funzione continua pure nel punto 0. Chiaro? Quindi il problema non c'è stato. Però questa funzione rispetto alle altre ha un grafico che ha una particolarità, cioè qui ci sta un punto che vedremo poi chiameremo punto angoloso. Un'altra funzione possiamo richiamare, questa è una delle funzioni di cui abbiamo ripassato il grafico. Per esempio, prendiamo la funzione arcoseno. Allora, qua siamo da meno pi greco mezzo, da meno 1, scusate, è 1, e qua la funzione meno 1 vale meno pi greco mezzo, la funzione in 1 vale pi greco mezzo. Ok? Oh, anche questa funzione non è proprio come le altre. Vedete, in questo punto c'è il valore, o anche per esempio anche la funzione radice di x, radice quadrata di x. Allora, voi sapevate che la funzione x quadro, la funzione di cui questa è immersa, aveva in 0 uno 0 doppio. In qualche modo per la funzione x quadro l'asse x era tangente al grafico, perché quando andava a fare l'intersezione di x quadro con l'asse x quadro uguale a 0, x uguale a 0, le radici delle equazioni di secondo grado sono coincidenti. Ok? Questo che significa? Significa che in qualche modo appunto quel grafico, diciamo l'asse x era tangente al grafico, che vuol dire che qua l'asse y sarà tangente al grafico che scambia. La funzione immersa esiste solo su x maggiore o uguale di 0, quindi in qualche modo qui quella che diciamo il grafico ha una tangente verticale, qualunque cosa voglia dire tangente, non l'abbiamo definito ancora. Anche qui succede una cosa simile, cioè noi il valore della funzione nel punto 1 esiste, vale pi greco mezzi, però là, diciamo, in qualche modo il grafico si mette verticale. Ok? Allora, questo tipo di particolarità, questa, oppure il comportamento di queste funzioni in meno 1, in 1, in 0, sono un qualcosa di diverso dal comportamento delle funzioni in altri punti. Per esempio, se io prendo questo punto qua, se geometricamente voi fate la tangente a questa parabola, la tangente è una funzione, cioè è il grafico di una funzione, è una retta, e mentre le rette verticali perché non ci piacciono? Perché non sono grafici di funzione. Qua invece la tangente è una retta stessa,
Quindi qua geometricamente qua abbiamo un paradosso, perché di tangente in questo punto è come se ne avessimo due, perché una è prolungare la retta di sinistra e l'altra è prolungare la retta di destra. Allora, come insomma possiamo intuire che ci sono, e queste sono tutte funzioni continue, eh? Sono tutte funzioni continue. Quindi possiamo intuire che oltre la continuità, se vogliamo andare a analizzare meglio il comportamento della funzione, si può cercare di andare oltre. Adesso abbiamo fatto un ragionamento di tipo geometrico, andiamo a fare un ragionamento di tipo algebrico, anzi analitico. Se f continua con 0, cosa significa? Se solo se f di x è uguale a f di x con 0 più o piccolo di 1 per x per tempo. Ok? Che significa? Significa che io fisso x con 0, allora, c'ho f di x con 0, questo è f di x con 0, dice quadrato x con 0 in questo caso. E beh, se faccio tendere x di x con 0, ovviamente f di x tende a f di x con 0, che vuol dire che la differenza f di x meno f di x con 0 tende a 0. Tutto quello che tende a 0 lo scriviamo o piccolo di 1. Se vi ricordate, o piccolo di significa una cosa diviso quello che ci sta dentro deve tendere a 0. Quindi una cosa che tende a 0, se la divido per 1, vuol dire che lei tende a 0. F di x meno f di x con 0, io so che tende a 0, ma per dire che tende a 0 scrivo che è o piccolo di 1. Quando x tende a 0. Chiaro? Ok, questo sappiamo. Questo è quello che l'informazione che ci dà il fatto che una funzione sia continua nel punto x con 0. Però questo significa geometricamente che io avevo questo valore costante e la differenza tra il valore della funzione e il valore costante, so che mano a mano che mi avvicina x con 0 tende a 0. Facciamo un ingrandimento. Tu avevi qua, allora, e questo è il valore costante. Allora vedi che tu tra il valore della funzione e il valore della costante, questa quantità, quando è vicina a x con 0, tende a 0. Però, guarda la differenza rispetto a quest'altra retta. Ora, da una parte, uno dice, vabbè, questo è un po' più grande, ma non neanche di tanto. No, aspetta però. Quando ti avvicini a x con 0, questa, guardate, va a 0 ma è ancora, si vede. Questa qua praticamente scompare. Ok? Cioè, andiamo a fare un ragionamento di tipo analitico. Allora, io posso dire, prendiamo la funzione seno nel punto 0. Allora, io posso dire che seno di x è uguale a seno di 0 più o piccolo di 1 per x che tende a 0. Sarebbe a dire seno di x è uguale a o piccolo di 1 per x che tende a 0.
questa informazione viene dal fatto che la funzione seno è continua in 0. Questa è funzione continua, f di x uguale a f di x con 0 più una quantità infinita. Però noi abbiamo visto l'altro ieri come esercizio che il limite per x che tende a 0 di seno di x su x vale 1. Quindi posso anche scrivere che seno di x su x vale 1 più o piccolo di 1 per x che tende a 0. Posso anche scrivere che seno di x moltiplicato per x è uguale a x più o piccolo di x sempre per x che tende a 0. Ora, secondo voi, qual è l'informazione che mi dà di più? Questa o questa? Quella di sopra o quella di sotto? Qual è più precisa? Quella di sotto. Questa non è questo qua è chiaro che è o piccolo di 1, che questo tende a 0, questo tende a 0, o piccolo di 1, più piccolo di 1, o piccolo di 1. Qua però c'è scritto che è un certo infinitesimo, ben preciso, è x. Non 2x, 3x e x, ma è x, non x quadro, ma x. Quindi qua c'è l'ordine dell'infinitesimo 1, la costante che c'è davanti è pure 1, e poi ci sono altri infinitesimi per correggere questa cosa, ma che sono di ordine superiore. Ancora dobbiamo dare la definizione, tutte le definizioni precise sugli infinitesimi, però più o meno martedì l'avevamo capito il concetto. È chiaro? Quindi questa informazione è rozza, questa informazione è più sofisticata. Allora, vediamo se io riesco a codificare questa informazione da un punto di vista geometrico. Qual è l'informazione che mi aspetto in generale? Allora, qua ho un grafico di funzione, qua c'ho x con 0 e qua c'ho f. Allora, il tipo di informazione che vado cercando è legata alla conoscenza di quella che chiameremo retta tangente al grafico. Allora, in certi casi sappiamo che cos'è la retta tangente al grafico. Se questa fosse una parabola, sappiamo come si fa la parabola. Si prendono tutte, si prende un fascio di rette per un punto, si va a vedere qual è quella retta che ha un solo punto di contatto con la parabola. Ok? Perché normalmente le intersezioni ce ne sono 0, 2, 1. Però quella è una funzione di tipo particolare. Bisognerà capire in questa nozione di retta tangente nel caso generale. Però, allora, qual è l'informazione che mi aspetto io? L'informazione è che se io mi vado a mettere vicino a x, cioè vicino a x con 0, e voglio calcolare f di x come la posso scrivere? La posso scrivere come f di x con 0 più un certo numero m. Chi sarà m? Sarà il coefficiente angolare di questa retta qua. Questa qua, se y è uguale a mx più m, scusate, questa qui è uguale a mx per x con 0 più f di x con 0. Perché in x con 0 ovviamente deve fare f di x con 0, questa è questa. Ci avrà un coefficiente angolare, no? Allora, il coefficiente angolare sarà, ripeto, se non è verticale, se è verticale il coefficiente angolare non c'è, perché la retta è verticale. Allora, se ha il coefficiente angolare, allora la retta si scrive così: m è il coefficiente angolare, mx più costante,
Poi nel punto x con 0 fa 0, questo pezzo non c'è e deve fare f di scorrere. Allora cosa mi aspetto io? Io mi aspetto che la differenza, questa chiamiamola r di x, la differenza tra f di x e r di x certo va a 0, vedete la differenza tra f di x e la retta tangente va a 0 quando mi avvicino x con 0, ma non va a 0 e basta. Guardate qui, qui c'è x meno x con 0 e qui c'è il delta tra la retta e la funzione. Vedete questo rapporto? Sarà maggiore di un terzo. Fatelo qua. Vedete che è sceso parecchio, sarà un sesto. Oh. Se lo vado a fare qua, io questo pezzo qui, cioè la differenza tra f di x con 0 e il valore della retta, lo vedo ancora, ma la differenza tra il valore della funzione e il valore della retta non lo vedo più. Quindi io cosa mi aspetto? Mi aspetto che questo sia un infinitesimo, poi naturalmente dovremo vedere quando, se e come lo sarà, di chi? Di x meno x con 0. Chi è x meno x con 0? X meno x con 0 è l'infinitesimo di riferimento. In 0 era x, perché? Perché questa quantità era x. Qua, quando io mi sposto da x con 0, questa quantità, lo spostamento da x con 0 non è x, è x meno x con 0, che infatti x meno x con 0 tende a 0 quando x tende a x con 0, cioè c'è una traslazione di mezzo. E quindi per x che tende a x con 0 io mi aspetto che la differenza tra il valore della funzione e il valore della retta tangente sia di questo, abbia questa caratteristica. Questo è sicuramente vero se per esempio il grafico della mia funzione è una parabola. Io faccio la tangente nel caso in modo usuale e vedo, faccio i conti e vedo che è così. Però io vorrei dire, io prendo un grafico qualunque, magari ci sta una retta che ha questa proprietà, magari ce ne stanno due, magari non ce ne sta nessuno. Allora quello che a questo punto, se io ho questa informazione, come posso scrivere f di x? Posso scrivere andando a sostituire f di x con 0 più m x meno x con 0 più o piccolo di x meno x con 0. Ora questa informazione è sicuramente meglio di quella che avevo prima, che era f di x uguale f di x con 0 più o piccolo di 1. Questa è quella che viene dalla continuità, questa è più precisa di questa, che è esattamente la stessa informazione che abbiamo qua, seno di x di 0 fa 0, poi abbiamo una m che vale 1 in questo caso per x meno 0 che vale x più o piccolo x meno x con 0 che vale x. È un caso molto semplice, però l'informazione che sta scritta qua è esattamente analoga di questa, ok? Quindi io dico magari succede, se succede una cosa del genere, e vedremo quando succederà, quando la funzione, diremo, quando succederà questo, diremo la funzione derivabile. Secondo voi, cosa è meglio avere, una funzione continua o una funzione derivabile? Cioè, cosa mi dà l'informazione più precisa? Quando è? Derivabile. Ah, è meglio derivabile. Quindi se è derivabile vedremo che sarà anche continua, ma se è continua non è detto che sarà derivabile. Per esempio, con i casi di prima, in quei casi di prima la funzione, vedete, se io qua, qual è la retta tangente? Se prendo questa retta qua non va bene da questa parte, se prendo questa retta qua non va bene da quest'altra parte, se prendo questa retta qua non va bene da nessuna delle due parti. Qua qual è la retta tangente? Qua è, diciamo, se andassimo a fare la tangente dal punto di vista geometrico ci accorgeremmo che deve essere spiegato. Se prendiamo un fascio di retta e passa per questo punto, l'unica retta che tocca, non lo so, diciamo queste qua, vabbè, queste rette qua pure toccano una sola volta, ma non conta, perché sulle altre rette ho due intersezioni,
e comunque l'unica su nessuna retta ottengo una scrittura di questo tipo, con nessuna retta, quindi perché la retta è verticale, la tangente. Chiaro? Ok, quindi questo è il nostro scopo. Per arrivare a questo scopo dobbiamo costruire bene questo concetto, quindi costruire sia la definizione algebrica che ci porterà alla derivabilità, che poi vedremo in molti casi già l'abbiamo fatto, perché in molti casi la derivabilità deriva esattamente dai limiti notevoli che abbiamo fatto. Ok? E poi, però, senza dimenticarci della controparte geometrica. Ok? Pausa. Thank you.